Buongiorno ragazzacci miei e bentornati sul mio canale Dalle Stalle alle Stelle. Per chi non mi conoscesse, io sono Paoletto. Per chi mi conosce lo sa già che vivo in Romania, questa nazione spettacolare. Si evolve tutto, bellissime ragazze, di tutte e di più ragazzi. Una nazione spettacolare. Cioè più vado avanti e più si sviluppa, più cresce, più si sta bene e via dicendo, ok? Allora, intanto vi volevo dire che sto qui a comprare la merce alla metro. Un attimo, sono venuto a prendere, diciamo, bicchieri, cose, anche se adesso ci facciamo brandizzare tutto il packaging della Paoletto King Food. Dopodiché, siccome non mi riesco a concentrare quando faccio la spesa, ho voluto fare questo video. Tiena, un profumino dei Mici lì, regà, i salsicciotti rumeni, tiè, guardate come esce il fumo. Non so se si vede dalla telecamera adesso, dalla videocamera, comunque sia, sta spara poco fumo da tutte le parti. Oggi è un po' ventilato, non so se mi sentite, infatti, un po' ventilato, quindi niente. Queste sono le bandiere lì, la nuova zona di Berceni, che tra l'altro poi stanno costruendo anche lì in un batter d'occhio un'altra palazzina lì, quella manco c'era prima, oh. Ma quando l'hanno fatta quella lì? La vedete quella? Comunque, per farvi capire, stiamo qua, voglio andare un attimo alla metro a pia la merce, bicchieri, bicchierini, cazzate, cazzatine, latte, insomma, queste cose qua che le uso così, le prendo qua. Invece la carne di manzo, il Black Angus, lo prendo ovviamente macelleria e pane top al forno e via dicendo. Anzi, vi dico un'altra cosa, oggi abbiamo pagato l'affitto, abbiamo sganciato sti 1000 euro, ok, per l'affitto. E che succede? Dopo 2 mesi e 6 giorni, oggi 19 agosto, sono 2 mesi e 6 giorni che sto aperto, ragazzi, e gli ultimi 3 giorni, pensate, ho fatto l'incasso di 500 euro al giorno. Ciò significa che io in 3 giorni mi sono pagato l'affitto di tutto il mese. Cioè, state a capire, dopo 2 mesi che non sono conosciuto, ok, ci sta TikTok, ci sta questo, quell'altro, però dopo 2 mesi, io mi sono, cioè dopo 3 giorni, mi sono ripagato l'affitto da non crederci. Come si muove l'economia in Romania? Cioè, qua è tutto un fiorire, è tutto un... che va una bomba, non so come spiegarvi. Per quello vi dico, ci credevo a questa cosa, grazie a tutti voi che venite al Paoletto King Food a mangiare un buonissimo burger di carne di manzo. Quello che vi posso dire è che la Romania è, per noi giovani, se uno si vuole costruire qualcosa, è il futuro, ma ci devi venire a vivere, devi passare un periodo, devi imparare la lingua, devi imparare come si vive qua, come la gente, i modi di fare, ci sono tantissime cose, ok raga? Adesso niente, vi volevo dire solo questo, che appunto sono troppo contento, le cose stanno andando alla grande. Io adesso vado, purtroppo non, come ho detto, non mi riesco a concentrare, quando faccio una cosa devo fare quella, quindi adesso entro, prendo quello che c'ho da prendere. E senza che sto a cazzarati, a sto carrello storto, lasciamo qua, va. Prendiamo nell'altro, perché già mi fa incazzare se lo devo spingere e lo devo pure addrizzare. Cioè, che stiamo a fa, no? Quindi, piamo il carrello. Ieri sono andato a dormire, raga, ho chiuso alle 3:30. Sono andato a dormire alle 6:30, mi sono addormentato, perché già c'ho l'idea lì di espandere, aprire la terrazza di lato, fare la miglior burgeria di Bucarest, e ve lo prometto, così sarà. Quando uno ci crede nelle cose, così succedono. Cioè, il mio sogno, ok? Il pesco bar della carne, sì, Paoletto King Food, no, anzi, dei burger, ok? Quindi basta crederci, regà, poi pure se succede un quarto di quello che è, va bene. Oh, bello mio, ciao! Capito? Quindi questo, diamo il carrello dalla ragazza, magari ce lo lasci. Se fate? Se fate? Oh. Ah, non sono scomasso. Ecco, la ragazza ci ha dato il carrello perché non sapevo dove cazzo piallo. Tutti con la merce, eh? Che spettacolo, ragazzi. Comunque, alla metro si prende giusto roba dei cartoncini,
bicchieri se manca qualcosa, roba da bere, mi raccomando, se dovete aprire un'attività, la Cocoche, che costa meno di tutti, ok, acqua, Fanta, Sprite, cazzi, Pepsi, vabbè che io ho il coso della Pepsi. Ho saputo che quando fai il contratto con una delle compagnie come la Pepsi o della birra, insomma Ursus, Peroni Nastro Azzurro, la vorrei fare con la Peroni Nastro Azzurro, e fai il contratto per dire a lungo periodo, 2 anni, 3 anni, ti danno pure dei soldi o comunque ti rinnovano magari la terrazza se c'hai la terrazza vicino per farti lavorare. Quindi vediamo adesso piano piano, cioè piano piano, la cosa sta esplodendo, regà, e non so manco come fa. Tra un po' sicuramente assumeremo magari una ragazzetta con Miri, ma Miri non vuole la ragazza, è un ragazzo, anzi mo gli scrivo, il grande Savà che c'avevo quando c'era il food truck, di magari deve venire, perché cioè la gente aumenta, le cose, ci stanno mille cazzi, regà, dovrei mettere la trifasica, non c'ho la trifasica, ogni tanto se ne va la corrente, però sono contentissimo. Quindi regà, noi ci vediamo al prossimo video, come promesso abbiamo fatto sto video che ogni tanto abbiamo detto che YouTube l'abbiamo riniziato, eh? Grazie ancora che se venite da me a trovarmi, vi aspetto, un bacione a tutti, ci vediamo al locale, ciao, buona giornata.